Ciao a tutti, vedete i follower della Ferie Family Film, benvenuti a questo nuovo video che fa, diciamo, il paio, un po' il seguito di un video che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, un paio di settimane fa, sul processo tra Johnny Depp e Amber Heard. È stato emesso il verdetto, la giuria ha parlato, quindi insomma siamo qua per tirare un po' le somme di questo processo. Direi di partire subito con il verdetto. La giuria si è, diciamo, riunita e con pochi giorni, in realtà 3 giorni di discussione, sono arrivati ad una sentenza, a un verdetto comune. Verdetto che è stato annunciato ed è il seguente. La giuria ha trovato che tutte e tre le affermazioni editoriali di Amber Heard, il fatto insomma che lei fosse stata, diciamo, abusata, che insomma le accuse che aveva fatto contro Depp erano false, diffamatorie ed erano state fatte con intento nocivo nei confronti di Depp, e quindi la giuria ha concesso a Johnny Depp 10 milioni per, diciamo, compensare i danni d'immagine e 5 milioni direttamente da Amber Heard per i danni che gli aveva arrecato. Per quanto riguarda invece il controprocesso, quindi le controaccuse che Amber Heard aveva fatto contro Johnny Depp, quindi riguardo insomma a 3 affermazioni del suo avvocato contro Amber Heard, solamente una di queste, solamente la seconda, è stata trovata, diciamo, falsa, diffamatoria e fatta con intento nocivo, e quindi anche a Amber Heard sono stati dati 2 milioni per danni d'immagine. Il processo, chiaramente, al di là di questo dettaglio, il processo è stato chiaramente una grande vittoria per Johnny Depp, perché è stato provato a livello di verità giudiziaria, quando insomma è stato trovato insomma da questa giuria, il fatto che tutto quello che la ex moglie Amber Heard ha detto contro di lui era falso. È una sentenza questa particolarmente, come dire, importante, anche perché nella legge americana è molto difficile vincere processi per diffamazione. Infatti, non solamente avete detto insomma che avete sentito che vi ho detto 3 cose, cioè la giuria ha provato che le affermazioni di Amber Heard erano false, diffamatorie, ma anche pubblicate con intento nocivo. Il termine inglese è actual malice, che è, diciamo, una cosa tipicamente americana. Gli americani tengono molto la libertà di espressione, il primo emendamento ha a che fare proprio con questo, e quindi sono anche molto stringenti per quanto riguarda le accuse di diffamazione. Per essere condannato per diffamazione non devi solamente dire il fatto, diffamare una persona, ma devono anche provare che tu l'abbia fatto con intento nocivo verso quella persona. Se io scrivo una cosa falsa, diffamatoria su di te, però non l'ho fatto con intento cattivo, non posso essere poi citato per diffamazione, non posso essere condannato per diffamazione. Questo vale per le figure pubbliche nella legge americana ed è, diciamo, ovviamente molto complesso perché è difficile provare una cosa del genere. La giuria ha Differenza di stabilito che questo quanto c'è accade in stato. Italia dove invece è la Esatto, diffamazione. esatto. È Per molto più certi versi voi facile. sì, è molto più semplice essere condannati per diffamazione. Boh, a me lascia molto triste comunque questa cosa, tutto questo processo, questa spettacolarizzazione, ne abbiamo già parlato anche nel primo video. Lascia, ma più che triste, abbastanza libido stranito, no? Cioè, di un fatto che è privato, dovrebbe essere privato, o dovrebbe comunque riguardare la stretta cerchia di avvocati, eccetera, eccetera, si sia fatto uno spettacolo, un teatrino, Tanto un di live stream del esatto, ma processo. addirittura nelle TV italiane si è fatta la diretta del processo, delle fasi del processo, adesso non so se anche la sentenza, perché era aspettata l'altro ieri, poi è stata rimandata ieri, perché non so, però insomma. Fatto su veramente, quasi fosse un film veramente, quasi non fosse vero e non ci andasse di mezzo la vita, oltre che i portafogli, questo caso notevole, delle persone. Non lo so, io sono veramente stranito, adesso leggevo proprio poco fa che probabilmente ci sarà un appello, Amber farà appello, insomma, però spererei che tutto questo dovessero esserci altre fasi, spererei rimanessero più nell'ambito privato, che già frega poco, se poi fatto come l'hanno fatto frega ancora meno.
Sì, noi della Fairy Family Film in generale non ci interessiamo più tanto di queste questioni, gossip, fatti privati, ovviamente abbiamo parlato di questo sia perché ce l'avete chiesto prima e poi perché comunque è un po' il fatto dell'anno, se vogliamo, cinematograficamente parlando. E che bell'anno è stato allora, Esatto. se questo è il fatto dell'anno. E diciamo che tutto questo interesse mediatico che c'è stato, secondo me, è una cosa perfettamente evoluta e rientra nelle intenzioni di questo processo. A Johnny Depp non interessa fondamentalmente nulla, i 15 milioni che riceverà per danno d'immagine, non interessa sostanzialmente nulla. Quello che gli interessava è, come dire, ottenere visibilità, riportare il pubblico dalla sua parte, Sì, è vero. perché lui, al di là, insomma, della questione legale in sé per sé, ha ricevuto un danno effettivo alla sua carriera con la perdita di ruoli, quello più importante chiaramente quello di Grindelwald, ma al di là di questo è diverso tempo, sono anni che non fa un film di grande richiamo con pubblico nelle sale, insomma il suo status di divo ha risentito molto. Con Sì, questo questo un po' anche presagio per qua, colpa sua, che negli ultimi anni si è un po' rincoglionito. esatto. Questo processo qua lo riporta al centro dell'attenzione. Questo processo qua è stato una, come dire, una. Gli ha dato una visibilità pazzesca. È stato vissuto un po' come uno show. Sembra quasi un film, e secondo me, tra 5 minuti, un film su una questione, non appena diciamo, sarà un po' più conclusa, la faranno. E questo ci porta a parlare delle conseguenze poi di questo processo. Io dico che è stato il suo film più riuscito negli ultimi anni, Sì, questo. decisamente. Non mi sento di dire, cioè, sono abbastanza convinto che tutta questa spettacolarizzazione, tutto questo fumo che si è fatto attorno abbia giovato molto a lui, anche proprio in termini processuali, Sì, certo. e abbia, più che giovato a lui, abbia nuciuto a lei per come è stata presentata, anche per colpa sua, Poi ovviamente, tutto è quanto. logico che la giuria vive isolata, quindi loro probabilmente, cioè loro non sapevano di tutto questo buzz mediatico che si era creato, non erano a conoscenza, diciamo, di tutto il peso social che aveva avuto, come il pubblico in larga parte fosse schierato a suo favore, però Sì, comunque. no, io dico, cioè, non dico all'interno della sentenza, dico adesso di quello che succede. Io credo che Certo. Amber Heard farà molta più fatica, penso, a trovare ruoli, o comunque in generale, proprio come dici, a livello di apprezzamento del pubblico, mentre Johnny Depp, anche se fosse stata una sentenza rovesciata, sarebbe comunque uscito il risultato probabilmente più vittorioso, in luce più positiva, Johnny Depp. Sì, adesso chiaramente mettendoci nei panni di un produttore, Johnny Depp è tornato ad essere veramente molto molto interessante, perché dopo questa riabilitazione, dopo che si è dimostrato comunque che c'è un pubblico di supporter molto fedeli a lui e anche molto attivi, è chiaro che il primo film con Johnny Depp che torna protagonista, comunque torna ad avere un ruolo importante, chiaramente a livello di marketing è qualcosa su cui puntare. Quindi la sua carriera potrebbe rivitalizzarsi in maniera significativa. Se fosse onesto, però, non lavorerebbe più con la Disney, con la Quello sì, Warner. quello sì. Soprattutto con Poi, la Warner, in realtà, sì, quindi. certo. Poi, come dire, resta da vedere come andranno le cose. Adesso, Amber Heard. Non possiamo saperlo, c'è il contratto con la DC, per carità Amber Heard non ha mai avuto una carriera fulgurante da Sì, non dire era è Johnny Depp, un'attrice, esatto. certamente. Johnny Depp il suo danno l'ha avuto, poi è altrettanto vero che comunque le sue scelte di ruoli molto spesso lasciavano desiderare. Sì, Questo negli processo, ultimi anni nonostante sì. la vittoria, ha comunque dimostrato che Johnny Depp, come in realtà purtroppo è abbastanza frequente e classico nel mondo hollywoodiano, è tutt'altro dall'essere una persona, come dire, in pieno controllo di se stessa, i suoi problemi di dipendenze, i suoi problemi con sostanze, alcol, compagnia bella, problemi anche di natura psichica, disturbi della personalità, cose simili, dovute chiaramente alla vita che fa, alla vita che ha fatto, sono qualcosa che resta. Quindi è chiaro che questo processo non elimina questa parte, può tornare a fargli avere una carriera, poi comunque mantenerla, Sta a coltivarla, lui. portarla avanti, sta a lui e non è scontato, e non è Sì, anche scontato. perché adesso non ho seguito benissimo tutto quello che è stato il processo, però
è emerso che, per esempio, il ruolo di Jack Sparrow non è che l'abbia perso per questa storia qua, per questa questione qua, ma a quanto pare la Disney lo aveva già un po' accantonato proprio perché era diventato un po' troppo instabile, diciamo così, inaffidabile negli ultimi anni. Ed effettivamente, come dicevi, cioè, se noi guardiamo la sua filmografia degli ultimi anni, anche andando al di là di questo processo, Grindelwald, l'abbiamo detto proprio recensendo, penso, il primo o il secondo film, quando era venuta fuori la notizia, poteva essere un po' il suo nuovo trampolino di lancio, proprio perché negli ultimi anni la sua carriera comunque stava già andando, andando giù. Esatto. Adesso, diciamo, resta quindi il dubbio su come andranno avanti le cose, nel senso che al di là di questa tappa, questa sentenza che c'è stata, che, come dire, come ha detto anche Johnny Depp nei suoi commenti al fine del processo, gli ha restituito comunque la sua vita, la sua carriera come era prima, però quel come era prima non era tutto rose e fiori, quindi adesso resta da vedere. Umanamente è chiaro che ci si augura che trovi l'aiuto giusto, le persone giuste per risolvere, affrontare questi problemi, perché chiaramente questi problemi ce li ha e rimangano. Anche perché adesso questo processo e tutto gli restituisce la carriera, ma gli restituisce anche un faro gigantesco puntato su di lui. Certo. Per cui qualsiasi cosa faccia è amplificata e sarà amplificata, quindi dovrà stare molto attento. E poi, insomma, ricordiamo sempre che abbiamo a che fare con un mondo di merda, che è come quello dello show business, comunque, perché è un mondo molto falso, molto ipocrita, che vive guarda cosa hanno fatto di sto processo, sto spettacolarizzazione, pugnalate alle spalle, baci e abbracci davanti, e poi dietro invece c'è un, diciamo, i due fatti mediatici dell'anno lo testimoniano. Lo schiaffo di Will Smith e il processo di Johnny Depp sono i due fatti cinematografici dell'anno. Cioè, parli di cinema, vabbè, ci sono i film che sono usciti, eccetera, eccetera, però a livello proprio di celebrities, le cose di cui parli sono quelle, e ci dimostrano comunque delle persone, degli attori che sono tutto tranne esempi di stabilità mentale, emotiva e quant'altro. Perché vivono in un mondo che vive di questa instabilità, un mondo falso e poi quant'altro, in cui trovare delle persone vere. L'avevo citato anche nel primo video, nello scorso video, il film forse che meglio rappresenta il mondo dello show business come adesso, Maps to the Stars di David Cronenberg, lo dimostra. Quindi noi molto spesso arriviamo un po' a idolatrare queste persone, quando anche ad invidiare, a immedesimarci. Fatti come questi ci dimostrano come la persona sullo schermo, il personaggio che interpretano, sia poi molto spesso diverso, cioè sia sempre molto diverso rispetto alla persona reale, all'interprete, all'attore o all'attrice che lo interpreta. È sempre stato così, è chiaro che in questi ultimi anni, con l'evoluzione, anche la sovraesposizione mediatica e quant'altro, le cose sono anche cambiate, ecco, e sono accentuate e esacerbate. Direi che non possiamo aggiungere altro per non dare ulteriore visibilità a questa storia. Abbiamo espresso le nostre opinioni, ripeto, perché ce l'avete chiesto, ed era giusto concludere anche questa faccenda. Sì, poi di opinioni nemmeno si tratta, sì, esatto. Ed è chiaro, insomma, che se ci saranno altre notizie al riguardo che hanno però una pertinenza cinematografica, quindi ruoli che vengono assegnati a Johnny Depp o cose di questo genere, avremo modo di parlare nei vari Fairy Family News, le nostre rassegne stampa settimanali o bisettimanali, le facciamo, insomma, quando riusciamo a racimolare un po' di notizie. Vi diamo appuntamento quindi ai prossimi video del genere. Un saluto a tutti.